Bentornati nelle cucine del ristorante Le Saie di Bagnara, dove il patron e lo chef è lui, Rocco Ianni. Buongiorno chef. Buongiorno Nino. Rispondi a una domanda, anzi te lo faccio proprio così. Vuoi rispondere a una domanda, chef? Sì. Che ci fa questo che l'hai messo stamattina tra gli ingredienti e invece serviva questo? Risponda alla domanda. Ferma sto timer. Basta, non puoi rispondere più. Era una cazzata stamattina quando ti ho detto: ma serve questo? Sì, sì, perché poi lo lavoriamo. Mi serviva, serviva un po' di pane per fare dei crostini. E con questi crostini come li fai? Sai cosa ci potresti fare con questi? No. Cominciamo. Quindi buongiorno. Ah, il timer bentornati. Non è partito però. Vabbè, bentornati. Che preparo un programma prodotto da Sud Media, condotto in cucina da Nino Spirlì, lo chef Rocco Ianni. Oggi lo chef ci prepara una zuppa di cipolle di Tropea con cubetti di tonno e crostini di pane. Rocco! Oh Rocco! Siamo registrati. No, tranquillo, tranquillo, per rimanere in tema, perché ogni tanto succede questo. Arriva qualcuno. Diciamolo. E grida. Mentre noi stiamo... Non brandire il coltello che io... No, stavo facendo... Stai brandendo il coltello. No, tranquillo, puoi brandirlo. No, eccolo lui. Il Nerone di Calabria. Il rosso che accompagnerà questa meravigliosa, stupenda zuppa di cipolle fresche di Tropea. Il Nerone di Calabria è il top, l'imperatore dei vini della casa vinicola Criserà. I nostri amici che ci accompagnano in questa meravigliosa avventura enogastronomica dal ristorante Le Saie di Bagnara. Bene, perché dicevo una zuppa di cipolle fresche? Tranquillo Carmelo, non è successo nulla. No, Carmelo che si è tirato giù. Ah, l'allero, tranquillo chef. È la paprika, no. Che ti fa starnutire. È il periodo delle allergie. Ah, sei stato impollinato? Sì. Ma dai! Impollinato! Oh, ma così, cosa da pazzo? No, dico! Nell'aria c'è il polline! Ho capito! Quando respiro sono allergico! Ah, è certo, perché ti entra, come dire, il polline! Ecco, nel naso! Ecco, e quindi hai un po' di sofferenza. Va bene. Dicevo, la zuppa di cipolle di oggi è fatta con le cipolle fresche di Tropea. Le cipolle fresche hanno sicuramente un gusto molto ma molto più delicato e meno forte rispetto alla cipolla matura, che è quella che poi durerà per l'inverno, diventa rossa, diventa un po' più corposa e sicuramente con il sole forte si asciuga in un determinato modo, tiene di più gli certi come si chiamano, certi sali minerali piuttosto che altri, diventa un pochino più forte. Allora, mentre Nino questa, spiega, io vado avanti vai, così caro. Anticipiamo questa un attimino. Invece è delicatissima. Attenzione, della cipolla fresca noi non buttiamo nulla, tantomeno questa, perché questa qui opportunamente pulita e lavata e sistemata anche fino a qua la possiamo tenere, possiamo levare giusto qualche cimetta, se sono belle verdi, se sono normali, noi queste qui le usiamo per fare per esempio una buona frittata.
oppure per preparare dei piatti tipo baccalà o stoccafisso in umido, e quella parte lì è la parte più buona. Altrimenti possiamo tagliarla sottile sottile, proprio dello stesso spessore dell'erba cipollina per intenderci, e utilizzarla nelle insalate. È tutta cipolla, non è solo la testa della cipolla che va mangiata, ma si può mangiare perfettamente anche l'altro. Meglio cotto che crudo, però vedete? Nell'insalata tagliata sottile si può mangiare serenamente anche quella. Noi oggi, per fare la nostra zuppa di cipolle, chiaramente utilizzeremo soprattutto la, la cipolla, quella parte bianca, giusto chef? Perfetto. Allora, andiamo avanti. Bastano queste? Penso di sì. Adesso quelle vanno tagliate, vero? Sì, andiamo alla lavata. Quindi noi oggi prepariamo la zuppa di cipolle e poi dei cubetti di pesce e dei cubetti di pane che andremo a... che buone, vedi? Che andremo poi a inserire. Vedete, per esempio, la cosa buona della... Vedete, faccio vedere una cosa. Vedete la cipolla di Tropea? Al contrario di questa qui, che adesso è bianca, d'estate diventa rossa, ok? Questa no, perché non ci arriva all'estate, però... Buona. Pane e cipolla. Pane e cipolla, una volta si diceva pane e cipolla, quando c'era un po' di crisi. Ma diciamo tanta. Adesso invece pane e cipolla. Ma è una bontà. Tu lo mangi? No. Ma così ancora no. Mezzogiorno. No, ma adesso ancora. Con la bocca del caffè ancora. Però caffè e cipolla è buono. Ti viene da piangere? Mi viene da piangere. Mi viene da piangere. Che c'hai, chef? Ti vedo un po'... Stavo pensando. E tu quando pensi ti preoccupi? No. No. Si fa, eh? Cioè, si... capita, va bene. Che ci metti, l'olio? Filo d'olio. Olio extravergine d'oliva, ottobratico, eccolo qua, lui, il meraviglioso olio extravergine d'oliva ottobratico dell'Olearia San Giorgio, sono i nostri amici Fazzare che ormai ci seguono in questa meravigliosa avventura, con i loro pregiatissimi oli, ma non solo gli oli, perché dell'Olearia San Giorgio noi utilizziamo anche le olive in salamoia, i patè di olive verdi e anche nere, le olive in salamoia ottobratiche, ma anche la nocellara, mi sembra che sia, e poi, attenzione, tutta la linea della bellezza della natura, che sono i prodotti di bellezza e di sanità, insomma gli igienici, i saponi, i solari, il sapone liquido per lavarsi le mani e comodamente in cucina mentre stai preparando, anche in bagno, e poi le creme nutrienti, le creme per l'antirughe, il contorno occhi, o addirittura il lipstick al posto di quel burro di cacao che molto spesso prodotto a livello industriale non ha quelle caratteristiche che invece il lipstick all'olio extravergine d'oliva ha. Allora ricordatevi www.olearia.it. intanto vedo il nostro chef che sta facendo saltare la cipolla in padella assieme a qualche foglia di alloro. Abbiamo messo prima l'olio, adesso metto un po' di burro, una noce di burro. Bene.
non ci metti, sai che l'altra volta avevamo, vedi, l'altro giorno avevamo il brandy, sai che a Parigi si usa molto mettere un po' di cognac nella zuppa di cipolle? Nella zuppa di cipolle, che poi va gratinata al forno. Io la faccio spesso, la zuppa di cipolle d'inverno, con le cipolle bianche, proprio dalla parigina. Le faccio sfumare, poi metto un po' di cognac, poi le faccio andare pian pianino con un po' di brodo. Sì. E poi alla fine si addensa con della farina tostata. Dovrebbe fare un po' di farina tostata in padella, come si fa il pan grattato, sì, quando fai tostare. Ah, sì, sì, sì. Diventa scura, e poi si prende un cucchiaio, si fa sciogliere nell'acqua e si versa dentro. Ah, io non lo facevo, zuppa, guarda. E gli dà un sapore particolare. Che è molto buono. Che... Vedi, lo farò. Ora, in questo caso non lo faccio perché no, non voglio proprio effettivamente quel sapore di quella... No, certo. È simile, diciamo. Allora, acqua. E lo lasciamo andare? E lo lasciamo andare. Bene. Fuoco, fiamma alta, sostenuta. Sì, così. Un po' di e sale. E intanto noi ci prepariamo il pane. Un po' di sale. E il pesce. Ora ci prepariamo quei crostini che parlavamo prima. Bene. Come li prepariamo? In una padella facciamo sciogliere del burro. Sì. Allora, in un piatto. Questo sapore. Ma. Un piatto. È un piatto per ogni volta che prendi i piatti. Guarda che c'è gente che infila, c'hanno i numeretti come dal salumiere, Per? Per prendere i piatti come li prendi tu. Ragazzi. Se è bello. Ma pensa a te. Ti serviva questo? No, mi serviva il piatto. Ah, i piatti stanno là, non qua. Dove? Là. Qui ci sono le posate. Tutti così. Ma. Parmigiano grattugiato sul fondo di un piatto piano. Perché sul piano di un piatto fondo. Allora, che facciamo? Che facciamo? Guarda. Il crostino lo bagniamo nel burro. Così. Poi lo passiamo nel pane, nel formaggio grattugiato, guarda, che ti va. Crea. E lo mettiamo ragazzi in una teglia. Ecco, il pane lo bagniamo nel burro e poi... Giuseppe, chiama i signori che sono in sala seduti, perché visto che oggi non ci sono i ragazzi del corso, alla fine facciamo fare ai clienti oggi l'applauso, capito? Perché questo è d'applauso. Cioè tu hai sciolto il burro solo per poterlo fare. Sì. E mo che fai con quel burro là? Quello, burro. Non si sa. No. Quello se ne dobbiamo fare altri poi. Ok. Poi paprika dolce. Ecco, beh. Ecco, vedi? Che brutto starnuto che ho fatto. Me lo tengo per me. Devi lasciare andare. No, sono un po'... Deve fare quella nuova. Ma beh, sì, in cucina. No, di là. E di là dove? Mi vuoi cacciare? No. Che? Ecco. Poi. Ti sacrifichi tu? Sì. Poi. No, per capire. Buongiorno. Salve. Siamo sempre noi, eh? Mettiamo in Lo forno. Lo chef e il conduttore. Quelli di sempre. Il cuoco e il ricchio. Quindi sta andando a fuoco la pane grattugiata. 10 minuti in forno. 10 minuti in forno. Il forno a gradi? 200. E diventa brustolito. Poi li tagliamo. Diventa molto brustolito. A cubetti. E li serviamo sopra. Bene. Adesso. Ma intanto tiriamo fuori il pesce. Il tonno è già fuori. Bene. Cosa ne vogliamo fare di questo tonno? Se l'acqua della zuppa si asciuga,
noi aggiungiamo sempre dell'acqua fin quando non è pronta la cipolla. Non è... Beh, certo che aggiungiamo dell'acqua. Cosa vuoi aggiungere? La candeggina? Voi comunque controllate, perché a volte gli chef sbagliano. Allora voi, armati del vostro cucchiaio, andate ma io te l'ho raccontato che prima di conoscere te ho girato alcune puntate con uno chef e il suo no, c'erano due chef e mentre uno diceva e allora friggete il tonno in olio d'oliva e l'altro gli faceva mentre quello friggeva, no? E quindi le signore a casa friggevano con lui e l'altro diceva ah, tu lo friggi? Ecco, io penso che no, io non sono d'accordo perché se si frigge poi il tonno fa schifo e poi ah, tu usi l'olio d'oliva? E quello diceva sì, perché l'olio d'oliva ecco, io ci avrei messo invece dell'aceto balsamico. Oppure quell'altro diceva e adesso fate cuocere a mezza cottura i rigatoni. Ah, tu usi i rigatoni? Io in questa ricetta ci vedevo più intelligente usare il bucatino. Sempre dell'opposizione. L'altro era molto paziente, io l'avrei proprio... Facciamo così. Li facciamo cuocere e poi li tagliamo. Bastano due. Bastano due. A me sì, per me bastano due. Allora, in una padella lionese... No, poi devi venire a cubetti, non mi servono intero. Allora, in una padella lionese... Che cos'è la padella lionese? È una padella in ferro. Questa è la padella è pesante. Lionese, che pesa una tonnellata e mezza. In una padella lionese mettiamo un filo d'olio e scottiamo il tonno, che poi lo andiamo a tagliare a cubetti. Bene. Che va messo dentro la zuppa. Bene. Questo tonno serve ancora? Chef! No! Carmelo! Mentre la nostra zuppa... No! Ecco, secondo me non ne arriverà molta di zuppa sulle vostre tavole oggi perché... Carmelo, ho bisogno di due piatti forni. Dai. Ci siamo quasi. Dove? Ah, Carmelo ci sta prendendo i cappelli del prete. Sì. Quando uno dice come la fai la zuppa di cipolle tu a cappello di prete. Ecco, c'ha la testa piccola sto prete. Vabbè, vuol dire che ha questa forma, no? Sa, sì. Va bene? Bene. Tutto sta andando secondo i nostri piani. I nostri piani. La zuppa di cipolle sta finendo di cuocere. Sono le 12 e quella cosa lì. E quasi è 20 più o meno. Chi è? Uno. Pensate cosa sarà questa zuppa di cipolle. Che gli devi dire?
parte. Però sei bravo, cavolo, eh? Grazie. No, devi dire grazie, cavolo. Grazie, cavolo. Sei proprio bravo, chef. Grazie, cavolo. No, ma io non ho detto... Basta. Quando ho detto cavolo dovevi dire cavolo. Quando ho detto chef non devi dire più cavolo. Altrimenti sei uno chef del cavolo. E invece no, sei un signor... Il nostro... Ragazzi, il mega chef. Lo chef degli chef. C'è niente da fare. Ma sai che è pronto? Eh? È pronto? Mi pare di sì. Ci piegherò 12 minuti a mangiare. Vi rendete conto cosa significa avere le idee chiare in cucina? Ad avere le idee chiare in cucina, in 20 minuti voi preparate una roba da sballo per i vostri cari, sono... per voi stessi. Questi sono i famosi crostini di pane. Cioè lui che cosa ha fatto? Ha smontato, sciagurato che non sei altro, ha smontato una classica zuppa di cipolle alla parigina che viene prima preparata, poi gratinata al forno con la fettina di pane, con il la gruyère râpée, col formaggio grattugiato sopra, eccetera. L'ha arricchita con i cubetti anche di pesce e la sta presentando rimontata alla maniera dello chef Yanni. Esperli. E io ormai che c'entro qui? Giusto per mangiare. C'entri sempre. O per magni. Chi è? Guarda che meraviglia. Assaggio. Ok. Beh, ragazzi, veramente è uno sballo. Chiama i pazienti, diciamo. Allora. Mi pare che la zuppa è pronta. Com'era di sale? Allora, io lo sai che mangio sciapino. Per me era buona, ma mangio sciapino. Boss? Ciao Diegucci, è arrivato tuo figlio, caro, Si sentiva l'odore del... Vieni a fare l'applauso a tuo padre, che oggi qua siamo al capolavoro. Veramente un sacco di volte capolavori. Certo, quello di oggi è una cosa... Visto che c'è la cipolla, da piangere. Ah, non ho battuto. Dovevi ridere. Ridi. Basta così. 0966 47 44 12 e oggi è questa cosa qui meravigliosa. Una zuppetta di cipolle con tonno e crostini di pane al formaggio. Avanti. Sì, con le mani, dai. Anch'io la mangerò con le mani. Tiè. È violenta, ragazzi. Questa cosa è veramente violenta oggi. Mamma mia. Il microfono dello chef? Sì. Ce l'ha, no, è come... Sono come le sise delle signore quando si appoggiano che vanno un po'... Però poi ritornano a posto, vedi? Quando so vere. Così devo lavorare. Qua. Infatti ti hai rimesso a... No, dico, ti eri un po' piegato. Ah, devi stare attento pure ai movimenti. Insomma, volendo. E che c'ho fame, altrimenti... Io quando c'ho fame non penso a nulla. Questo allora, non... un po' di pepe nero. Sì. Così. Bene. Ci vuoi mettere la fogliolina dell'alloro così per fare una cosa simpatica? Che si usano quelle robe là che... Ecco, ti è così, che si sa che c'è dentro, capito come? Puoi mettere dell'olio o no? No, basta così. Scegli quale vuoi presentare. Vabbè, tutte e due uguali sono. No. Io presento che bravo. Zuppa di cipolla con cubetti di tonno e crostini di formaggio e... paprika dolce. Ti sposo. No, uno io si è già no. Sposato. Però secondo me
Possiamo fare una cosa carina. Non ci sposiamo, che tu c'hai già. Prepariamo altre ricette. Prepariamo 10 milioni di ricette al giorno per i nostri amici. Magari immaginiamo anche di farne un libro, che dici? Magari. Abbiamo fatto così tanto. Bravo, ce le abbiamo tutte, no? Anche le foto. Sapete cos'è questa zuppa? Sai cos'è questa zuppa? No. È zuppa di cipolla. Ma no. Mi viene da piangere solo. Senti, posso fare questa cosa, guarda. No, la devo fare, la devo fare. Senti, senti, senti. Si sente? Così, la voglio fare, sai perché? Perché vuol dire proprio che non la sto mangiando. Vedi che dopo non puoi mangiare? Cioè io non dovrei mangiare per poter mangiare dopo? Ma io mangio. Mangio mo e poi mi faccio al limite un panino con un tonno. Non c'ho i tovaglioli. Vabbè. Non ce ne sono. Pazienza. Ragazzi. Ah, grazie. Allora, di zuppe di cipolla, no, vieni qua. Di zuppe di cipolla ce ne sono milioni su milioni di tavoli ogni giorno. Però tu mi devi spiegare come fai a trasformarla in questa cosa qui. Buona. Cos'è che? Perché? Basta poco. Ma quel poco? Quel poco che basta è un tanto e si chiama Rocco Iannì, si chiama il ristorante Le Saie, si chiama la sua veramente la maestria, la capacità di dosare per bene e soprattutto di preparare dei piatti pazzeschi con tre ingredienti. Pochi ingredienti. Pane, cipolla e tonno. Il resto, ragazzi, non lo so. Bravo. Che, i tuoi i clienti. E una cosa così non può che essere accompagnata da un mega vino che è lui, l'imperatore dei vini della casa vinicola Criserà, e lui questo Nerone di Calabria che possiamo bere chiaramente a temperatura ambiente, è bello, è un rosso corposo, importante. Chi guida non beve, però un bicchiere lo può bere anche chi guida, uno, il resto non è Nerone di Calabria e non è sta zuppa. Io vi saluto, continuo a fare mentre mangio perché sarebbe una follia lasciarla. A domani. Ciao, a domani. Ma mangio questa? No, questa non c'ho poco. La mangio dopo per l'alito. Bene.